Settimo trofeo Città di Milano, siamo con Carlotta Zofkova. 1:01:34 nei 100 dorso, un tempo che ti soddisfa? Sì, sinceramente sì, è anche abbastanza, perché già solo la scorsa settimana a Indianapolis avevo fatto 1:02:02. Comunque sono in fase di carico, vengo da un periodo, cioè da una stagione che ho iniziato con un altro allenatore, ecco, con Matteo Giunta e con il gruppo comunque della Federica, e mi trovo molto bene. Ho dovuto un po' all'inizio, ecco, prenderci un po' la mano, diciamo, perché per me è tutto nuovo. Venivo, cioè, da degli allenamenti con Thomas, mi allenava fin da quando ero piccola, e ho cambiato praticamente metodo di lavoro, tutto. E quindi è tutta una novità per me, e quindi anche il mio corpo ha bisogno un po' di ingranare, poi, cioè, è tutto nuovo, quindi sono contenta comunque. E Federica te la sei ritrovata anche accanto, pure oggi, nei 100 dorso. Che effetto ti fa gareggiare contro di lei? Beh, allora, sinceramente io mi alleno già tutti i giorni con lei, e quindi per me è sempre molto stimolante, sia per tutte e due. E già in allenamento facciamo sempre dorso insieme, ecco, e quindi comunque già in allenamento spingiamo a vicenda e ci troviamo di fianco anche lì in gara. Comunque è sempre bello gareggiare con lei, e è molto stimolante, e quindi sono contenta anche di allenarmi con lei, perché mi aiuta e mi fa piacere, sono contenta, ecco. E il prossimo mese si gareggia per agli assoluti. Cosa ti aspetti da questa manifestazione e con quali risultati torneresti a casa contenta? Allora, beh, io da quest'anno mi sono detta fin dall'inizio, dato che avevo cambiato tutto, che, cioè, io ogni volta che scendo in acqua comunque ce la metto tutta. Quello che viene, viene. Io spero di fare meglio di qua, spero. Dovrei. Mi piacerebbe arrivare prima, poi il tempo per i mondiali non lo so, cioè, per me adesso sono contenta così, perché venivo da un periodo un po' brutto, quindi adesso sono contenta, e comunque bisogna lavorare, abbiamo ancora 3 settimane e finalizzare ancora un po' di punti e scaricare bene, ecco, quindi quello che verrà, verrà. Grazie Carlotta, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie, ciao.